Allora io direi di iniziare perché se siamo bravi ci stiamo dentro l'oretta con tutti gli interventi ed eventuali domande in maniera tale che così non stanchiamo le persone. Io ho già fatto la premessa questa mattina, non voglio rifarla proprio perché così andrei subito sul concreto. Trovate però all'interno della cartellina che vi abbiamo dato, e vorrei ringraziare i miei collaboratori perché io li stresso sempre un po' quando ci sono queste cose. Abbiamo fatto tre libricini, tre copie delle slide che appartengono a chi interviene in modo particolare, a parte il sottoscritto che sono le meno interessante, quello che riguarda le nuove sfide appunto dell'ingegneria sulla parte del codice della cyber security, che è il nostro ingegnere Aracco, che così lo saluto, che è il capo ufficio dell'organizzazione delle strategie IT. Poi abbiamo l'avvocato Angelo Lacerenza, che è un esperto negli appalti pubblici, e ho lasciato non per ultimo, ma perché ritengo che sia la figura oggi pomeriggio più importante da un punto di vista tecnico-politico, che è il mio collega Mallegni, che è stato anche, per quello che riguarda il nostro gruppo, quello che ha seguito tutto il sblocca cantiere. Lui ha solo un difetto, che purtroppo è toscano, ma insomma, al di là di questo, per il resto, insomma, no, non è fiorentino, toscano, che è una cosa diversa. Nettamente diversa, detto questo, che veramente al di là delle battute ringrazio il senatore Massimo Mallegni di essere qui con noi, e chiaramente l'ingegnere Massimo Coccato, che è il vostro presidente, e con noi sempre come questa mattina anche l'ingegner Pasqualino Boschetto, che è alla mia destra. Allora io direi di partire immediatamente lasciando la parola, abbiamo un po' invertito le cose oggi pomeriggio, facendo partire il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Padova, perché così vediamo alcune provocazioni, indicazioni, valutazione, strategie e qualsiasi altra cosa che intende dire, in maniera tale che partiamo con la parte tecnica, poi diamo la parola alla parte politica e dopo facciamo un mix fuochi d'artificio. Prego, Ingegnere. Grazie, Senatore. Rinnovo i saluti e i ringraziamenti per la bellissima organizzazione di questa giornata, e quindi ringrazio il Senatore De Poli e tutto il suo staff per averci dato questa opportunità di così interloquire e portare all'interno di quest'Aula un po' le nostre idee, le nostre istanze su un tema non attuale di più, ne stiamo vivendo e toccando giorno per giorno. Questa mattina abbiamo lanciato qualche punto di riflessione, non abbiamo appositamente anche parlato magari di quelli che potrebbero essere delle soluzioni, delle proposte per tentare di superare un momento complicato. Ripartirei quindi da quello che a noi in questo momento sembra, abbiamo delle valutazioni rispetto al testo che è stato approvato, che nella speranza di molti dovrebbe consentirci di riprendere un percorso di realizzazione di opere di cui il nostro Paese sente assolutamente la mancanza, e di conseguenza dal punto di vista professionale anche la necessità di snellire e ripartire con attività di progettazione di qualità che ovviamente supporta opere e infrastrutture di pregio come quelle di cui necessitiamo. Cosa dire del nuovo, diciamo, del correttivo appena approvato? Evidentemente il giudizio è certamente positivo, è arrivato a conclusione un iter che è stato lungo, travagliato, difficile, e che ha comportato anche questa, diciamo, rallentamento nella sua approvazione, ha portato grosse difficoltà, perché ovviamente sia la parte tecnica che la parte, diciamo, della pubblica amministrazione, di conseguenza dei vari enti, rimanevano un pochettino bloccate dal non sapere in che direzione si stava andando, e questo ha sicuramente portato un ulteriore rallentamento
all'avvio di determinati interventi. Quindi essere arrivati comunque ad un testo approvato fa sì che avremo un quadro normativo a cui riferirsi, che però purtroppo, ricordo, è la terza volta in 3 anni che cambia e si modifica, quindi le necessità che coloro che operano nel nostro settore abbiano un quadro di riferimento chiaro e stabile, ahimè, viene ancora una volta un attimino messo in discussione, e questo rappresenta sicuramente un grosso problema rispetto anche alle attività di programmazione e sviluppo di determinate iniziative. I punti principali che tocca il correttivo alla nostra categoria, in molti casi sono anche relativamente positivi, ce ne sono alcuni che purtroppo però ci allontanano un po' dalla centralità del progetto e dalla qualità del progetto, che era un po' il cavallo di battaglia che negli ultimi anni si era portato avanti. Centralità del progetto e qualità del progetto che, con il ripristino dell'appalto integrato, con un minimo di apertura sui subappalti, con dei cambiamenti legati anche agli modalità di affidamento, eccetera, ci vede un attimino critici. E su questo dobbiamo assolutamente, secondo noi, tornare un attimo a lavorare. Il mantenimento, o meglio l'abolizione della norma dell'emendamento che riproponeva il 2% agli enti pubblici, quindi ai tecnici degli enti pubblici che sviluppavano, è sicuramente un'azione positiva, perché rafforza il nostro ruolo e probabilmente affida a questi tecnici quello che dovrebbe essere il vero loro lavoro, cioè quello di controllare, dirigere, monitorare e far sì che le nostre opere procedano spedite, e quindi lasciare la parte veramente tecnica ai colleghi professionisti che vivono e si aggiornano ogni giorno su queste materie. Ci sono appunto comunque delle criticità importanti che speriamo possano venire colmate. Proprio per essere anche un attimino propositivo, faccio presente che parliamo molto di Europa, la normativa nostra discende da quella europea, però purtroppo si porta dietro tutto un apparato a supporto che abbiamo solo noi e che ci rallenta notevolmente. Una soluzione, per esempio, potrebbe essere, anche per aiutarci quando andiamo a lavorare all'estero, adottare, almeno che le amministrazioni pubbliche adottino, un contratto tipo come quello potrebbe essere del FIDIC, in modo che ci sia una uniformità almeno nella parte contrattuale e di sviluppo delle nostre attività. Questo vale sia per la progettazione che soprattutto per la direzione dei lavori. Questo potrebbe essere una prima semplificazione facilmente attuabile. Un'altra, sicuramente, uno snellimento burocratico della parte degli appalti e di conseguenza determinate verifiche e procedure che appesantiscono e fanno sì che ci possano essere anche importanti ricorsi, potrebbe venire enormemente semplificato facendo riferimento a ciò che accade nel mondo. Cito per esempio i bandi della Banca Mondiale, della Banca Europea degli Investimenti e quant'altro, dove le verifiche si fanno e si devono fare, ma probabilmente lo si fanno non a 361 gradi, per non sbagliare, sai mai che è meglio un po' di sovrapposizione, ma si fanno probabilmente su colui il quale si aggiudica l'appalto, e se non ha i requisiti questo viene immediatamente scartato e superato. Due piccole proposte da valutare magari tutti assieme e congiuntamente. Mi fermo, in modo che intanto vediamo come primo giro di tavolo. Grazie all'ingegner Coccato. Ma allora, caro Massimo, io credo che su un tema come questo si sia da sbizzarrirsi abbastanza in maniera importante, no? Ma anche il costo del non fare, lo dicevo questa mattina, solo il costo del non fare, dal 2018 al 2035, non fare, si parla di 530 miliardi, di cui 96 miliardi solo riguarda la TAV. Tu pensa a questo, 202 cantieri che riguardano
opere pari a 16 miliardi di euro. Quindi voglio dire, e cosa significa questo da un punto di vista di lavoro, di indotto, di persone e di tutto quello che ne viene fuori? Ma sto sblocca ai cantieri che noi abbiamo, che il Senato ha votato, non noi nel senso singoli, che il Senato ha votato, dà veramente una boccata di ossigeno, fa partire qualcosa, sicuramente qualcosa fa, non si può dire di no, però è quello che risolve realmente questi problemi oppure no? Mi viene in mente ad esempio la centrale unica di progettazione, importante, da una risposta immediata. Questa mattina io ho detto trasformiamola in una centrale unica di monitoraggio e programmazione. Io dicevo programmazione, qualcuno mi ha detto monitoraggio e programmazione, cioè quello che deve realmente, che si deve realmente fare in Italia per guardare il futuro. Allora io ti do queste due, tre così flash molto ampli, però per capire la problematicità che c'è rispetto al codice degli appalti e i problemi che hanno le nostre aziende, i nostri comuni e di conseguenza i professionisti, che per molti aspetti, voglio dire, sono stati presi in considerazione in maniera molto importante, credo, no? Rispetto a questo ultimi passaggi. A te, al senatore Massimo Mallegni, vai. Grazie, grazie. No, ci arrivo. Grazie Antonio. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Allora, noi abbiamo orgogliosamente votato contro questo provvedimento e vi spiego perché. Perché tutto inizia nel dicembre dello scorso anno, quando la Commissione Lavori Pubblici, Infrastrutture, Trasporti e Comunicazione del Senato, della quale io faccio parte, sono capogruppo di Forza Italia, ha iniziato a discutere, anche su nostra ripetuta sollecitazione, della questione della legge 50 del 2016, quindi del codice degli appalti. Volevo dire che la collega senatrice Antonella Faggi, che non ha potuto essere qui con noi oggi, che all'ultimo minuto ha avuto un problema, è stata la relatrice per la maggioranza, lei è della Lega, per la maggioranza del provvedimento. Ecco, certo. Avevamo messo quindi due figure, maggioranza e diciamo minoranza per alcuni aspetti, in maniera tale si poteva fare un certo confronto. Purtroppo non ha potuto essere qui con noi, forse ha visto il tuo nome, è scappata, non lo so. Abbiamo avuto diversi momenti, diciamo così, di confronto. No, tra l'altro è incredibile che queste cose accadano tra Forza Italia e la Lega, insomma. Allora, bisognerebbe che i cittadini avessero il tempo, ma ovviamente non ce l'hanno, di guardare le dirette delle commissioni e dell'Aula per capire esattamente cosa accade, perché un conto è quello che si dice alle conferenze stampa e poi un minuto dopo è quello che si vota nelle aule parlamentari. Poi il cittadino si fida di quello che viene detto alle conferenze stampa e poi alla fine viene buggerato da quello che viene fatto nelle aule parlamentari. Detto questo, dicevo, noi abbiamo iniziato questo lavoro anche sulla nostra sollecitazione per la questione del codice degli appalti, perché ritenevamo che la legge 50 avesse delle criticità importanti. Gli argomenti principali, ve lo dico al volo, noi abbiamo iniziato con le audizioni, abbiamo fatto più di 70 audizioni, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, audizioni mezz'ora, 40 minuti l'una, che sono culminate con l'audizione del Presidente e dello staff della Corte dei Conti, il dottor Buscema, con tutte le associazioni di categoria, con i sindacati. Insomma, abbiamo cercato di analizzare fino in fondo tutti gli aspetti positivi e negativi del codice degli appalti per tentare di dare una risposta concreta, vera, immediata, rapida alle imprese del territorio che, come io dico e noi sosteniamo da sempre, sono l'unico strumento che crea lavoro. Noi non conosciamo altro strumento, a meno che ci sia sfuggito qualche cosa, se non le imprese, che sono quelle che creano lavoro, perché poi l'impresa è quella che produce realmente l'attività e poi si avvale dei vari professionisti, dei dipendenti, dei collaboratori, eccetera, eccetera, e dà anche, come dire, lavoro agli uffici pubblici, uffici comunali, uffici regionali, eccetera. È ancora così con molte, molte figure che girano e ruotano attorno alle imprese. Una delle raccomandazioni principali che il gruppo di Forza Italia ha fatto alla Commissione e alla maggioranza, che è stata condivisa da subito all'unanimità,
è stata quella di non percorrere la strada che è stata percorsa, che fu percorsa dal governo nel periodo 2013-2018 e quindi di non andare nella direzione della legge delega, ma di andare ad un approfondimento parlamentare che tenesse in considerazione intanto le varie peculiarità di tutto il territorio. La commissione parlamentare è composta da 23 membri che rappresentano più o meno con idee e punti di vista anche differenti, ma tutto il territorio nazionale. Se no non ci si spiega per quale motivo Antonio De Poli è eletto in Veneto e io sono eletto in Toscana. Basterebbero 20 senatori in un posto solo e si risolverebbero le questioni. No, la rappresentanza anche regionale ovviamente tiene in considerazione delle varie peculiarità che esistono su tutto il territorio nazionale, perché purtroppo, e dico purtroppo, quello che accade in Veneto non accade in Calabria, mi sembra evidente, no? Sarebbe meglio che accadesse tutto ciò che accade in Veneto piuttosto che tutto quello che accade in Calabria. Detto questo, io sto nel mezzo, quindi sono un elemento di equilibrio. Detto questo, vanno tenute in considerazione anche le peculiarità di tutto il territorio. Ma l'altro aspetto importante è che la discussione parlamentare, che poi si basa anche proprio sul rapporto diretto con le associazioni di categoria, gli enti di controllo, eccetera, quindi la funzione del Parlamento, che è una funzione superiore rispetto a quella del governo e ha la funzione legislativa, è quella che ovviamente prende in considerazione tutti gli aspetti, stante anche il fatto che i componenti, molti componenti, in particolare di questa legislatura, sono ex amministratori locali. Io ho fatto il sindaco, io faccio l'imprenditore, ma ho fatto il sindaco per tre mandati nel mio territorio, quindi in un comune da 25.000 abitanti, quindi sommerso da tutte le procedure, con i miei funzionari, tutte le problematiche, i dirigenti, quindi, come dire, ciascuno di noi avrebbe potuto portare un contributo. Bene, la Commissione decide all'unanimità che questa è la strada, iniziamo le audizioni e poi la storia la conoscete, e la settimana prima che arrivasse lo sblocca cantieri, noi riceviamo come gruppo di Forza Italia dall'ufficio Dipartimento Affari Giuridici Legislativi di Palazzo Chigi la nota del Preconsiglio dei Ministri dove c'è la legge delega al governo per il codice degli appalti, cioè esattamente il contrario di ciò che era necessario fare, perché affidare un atto legislativo a un soggetto che è esecutivo e quindi che ha un punto di vista ovviamente diverso da quello che può avere l'Assemblea, che ha una funzione sopra le parti nella redazione dei provvedimenti di legge, perché ovviamente ciascun ministero se la suona e se la canta, nel senso che tiene anche in considerazione, e lo dico in negativo, di quelle peculiarità che ciascun ministero ha e che talvolta vuol mantenere molto strette all'interno di maglie ancora più strette che ovviamente gli consentono un controllo inutile, talvolta inutile. Ebbene, dopo 3 mesi e mezzo di audizioni scopriamo questa roba. Inizia poi la discussione sulla questione appunto del codice degli appalti, del cosiddetto sblocca cantieri. Questo è un nome inventato, voi sapete che non si chiama sblocca cantieri, questo è un procedimento che si chiama tutt'altro. È un procedimento che è teso alla semplificazione delle attività legate al codice degli appalti, non sblocca nessun cantiere, anzi, e questo è un elemento che a voi potrebbe servire. Anzi, in cogenza della presentazione del decreto, altra cattiva abitudine, si producono decreti, vengono mandati alle Camere per poi talvolta essere stravolti, quando potrebbero transitare direttamente dalle Camere, e quindi questa abitudine di decretazione d'urgenza, molto contestata nella scorsa legislatura da chi oggi governa, è oggi utilizzata su tutti i provvedimenti. Non c'è stato un provvedimento nell'ultimo anno che non sia transitato attraverso la decretazione d'urgenza. Sapete che il gatto che aveva furia fece i gattini ciechi, no? E lì è successo uguale. Su ogni provvedimento c'è stato un problema.
Ma cosa succede in cogenza del decreto? Succede che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica all'ANAS che 17/18 miliardi di euro devono essere utilizzati per altre misure, cosiddetto, e quindi i lavori già previsti e quindi già approvati e già transitati attraverso il CIPE, di fatto vengono bloccati. Per avere questo elenco la Commissione ci ha impiegato 3 mesi e mezzo perché nessuno ce lo voleva dare. Allora, io lo dico alla conferenza stampa, così almeno me ne prendo anche la responsabilità, l'abbiamo avuto sotto banco. Prima abbiamo avuto sotto banco e poi il sottoscritto, il senatore Nencini, ci siamo alzati e abbiamo iniziato a leggere questo provvedimento. Io ho visto che Antonio De Poli giustamente citava il Veneto nelle sue slide, io cito la Toscana, solo in Toscana 1,23, quindi 230 milioni, miliardi di euro bloccati, opere pubbliche che sono state spostate quando va bene al 2020, se no al 2023 e al 2024. Quindi sono tutte opere che vanno, non si parla di miliardi, si parla di opere che 87 milioni, 47 milioni, 36 milioni, 23 milioni, quindi molte sotto soglia, quelle che poi sono entrate nel gioco del decreto cosiddetto sblocca cantieri, che potevano immediatamente essere cantierate perché disponibili le somme e già presenti a bilancio e quindi già nelle maglie dell'ANAS. Quindi questi 18 miliardi sono stati di fatto trasferiti da annualità per annualità, talvolta fino al 2023-2024. Allora, questo per dire che cosa? Per dire che poi dopo l'ANAS, alla fine, una volta che noi l'abbiamo, come dire, detto in commissione, ci ha fornito formalmente gli atti ufficiali e quindi sono stati comunicati alla commissione il giorno prima della discussione in aula. Ma noi eravamo preparati perché avevamo le veline, ovviamente. Questo per dire che cosa? Che questo non sblocca assolutamente nulla. Anzi, purtroppo, queste risorse sono andate a finanziare, e lo dico in maniera asettica, quelle misure che sono ritenute dal governo misure primarie, vedi reddito di cittadinanza e quota 100. Sapete che quello che vale per gli enti locali di non mischiare la spesa corrente con la spesa di investimento non vale per lo Stato e di conseguenza dove stanno i soldi, basta che ci siano e li spostiamo sulle misure che serve da finanziare. Quindi sono stati presi 18 miliardi e messi dall'altra parte. Peraltro inutilizzati perché di fatto queste misure non hanno portato quel risultato che doveva essere portato avanti. Noi avevamo stigmatizzato in questi mesi di lavoro tutta una serie di questioni che ci vengono dal mondo appunto delle imprese. Ora io voglio dire una cosa su voi professionisti. Voi in merito a questo decreto non contate più nulla o quasi, perché intanto il famoso elenco che era l'unica cosa che funzionava dell'ANAC, io sono stato l'unico che in commissione, credo che ne pagherò le conseguenze, ho avuto uno scontro piuttosto forte con il dottor Cantone, il quale e l'ho detto in commissione, lo posso ripetere qua, ha difficoltà ad essere giudicato in quanto probabilmente si ricorda il mestiere che faceva prima, ma essendo un incarico politico il giudizio è ovviamente necessario perché la presidenza dell'ANAC è un incarico politico affidato al governo, e io dissi a lui l'unica cosa che ha funzionato in questi anni dell'ANAC è proprio l'elenco dei professionisti accreditati per la qualità, l'onorabilità e la professionalità. Bene, sappiate che questo l'unico è stato cancellato dal codice degli appalti. Sono fatti 2 emendamenti, uno nostro e uno del Partito Democratico, che sono stati clamorosamente, direi, bocciati dalla maggioranza. Io credo che sia una roba allucinante, perché se c'è una cosa sulla quale io, e questo ve lo dico da amministratore locale, non da parlamentare, sulla quale i territori, i comuni, eccetera, si basano per la velocità, la qualità delle attività legate agli appalti, è proprio il rapporto con i professionisti. Cioè i professionisti accreditati che hanno una qualità, un curriculum di un certo tipo, sono gli elementi che servono anche agli uffici dei singoli comuni, che ovviamente sono necessari per poter portare a casa
dei progetti importanti. E quando entriamo un attimino nel vivo della questione, e quando si vanno noi siamo contenti da un lato e preoccupati dall'altro, a moltiplicare le centrali di committenza. Sapete che c'era la logica della centrale unica di committenza con una popolazione che non doveva essere inferiore ai 50.000 abitanti. È stato rimosso questo provvedimento e è stata inserita quella provinciale o cosiddetta per aree metropolitane. Con il decreto è stata cancellata questa ipotesi e quindi ciascun comune può fare le gare d'appalto. Ora, se io vi dico ciascun comune può fare le gare d'appalto, tutti felici e contenti, dice oh, meno male che almeno anche noi. Ci sono dei comuni che non hanno neanche il geometra. In Italia ci sono 7.948 comuni, sotto 10.000 abitanti 6.500, all'interno di questi comuni non ci sono neanche i geometri molte volte. Ma dico geometra per dire, figuriamoci se non c'è il geometra, se abbiamo l'ingegnere, ovviamente. L'elemento della professionalità del professionista, che era caratterizzato da questo elenco che era depositato presso l'ANAC, di questo albo, diciamo così, era un elemento che poteva in qualche modo tenere insieme le due cose. Quindi aumento le centrali di committenza, do la possibilità anche ai piccoli di farsi le gare per conto proprio, che c'è questa voglia di farsi le gare per conto proprio. Io quando ho fatto la centrale unica di committenza con i miei comuni, io vivo in Versilia, quindi Forte dei Marmi e Camaiore e Pietrasanta, ero felicissimo perché, come dire, avendo un quadro da circa 70.000 abitanti, noi potevamo fare una centrale unica di committenza seria, con professionalità adeguate, che ovviamente ha sveltito i tempi dell'assegnazione e dell'aggiudicazione. Se l'avessi tenuta all'interno del mio comune, che comunque è un comune organizzato, io ricordo negli anni precedenti, visto che l'ho fatto per tanti anni, le problematiche dell'aggiudicazione e i tempi di aggiudicazione si moltiplicavano. Quindi pensate questa distonia, no? Tra l'una e l'altra cosa. E questo accade perché? Perché quando arriva un decreto già preconfezionato dal governo e vengono inserite 1.200 emendamenti come sono arrivati dai gruppi parlamentari, pensate, più quelli della maggioranza che quelli dell'opposizione. Forza Italia in maniera corretta si è presentata con 118 emendamenti, tentando di concordarli tutti in commissione e segnalandone 50 che ritenevamo i più significativi. Sono stati respinti tutti, meno che uno a mia prima firma, quello sulla questione dell'aspetto fiscale, e quindi se c'è, diciamo così, una pendenza fiscale da parte dell'impresa ma non ancora passata in giudicato, l'impresa può comunque partecipare alla gara. Poi assorbito dal maxi emendamento sull'1.7 testo 2 e quindi poi successivamente dall'ulteriore modifica del testo 2 della maggioranza, ma insomma è stata una cosa secondo me positiva. Noi avevamo chiesto queste cose, ve le dico rapidamente, avevamo chiesto che ci fosse la ripartizione in piccoli lotti. Qual è il nostro obiettivo? Parto dall'obiettivo così capite il punto di vista. Noi diciamo che l'ossatura economica di questo Paese è fatta dalle piccole e medie imprese. Quindi noi vogliamo valorizzare le piccole e medie imprese, vogliamo valorizzare quelle imprese che hanno, nel caso degli appalti, macchine operatrici, operai, professionisti al loro interno, quindi persone che vere, autentiche, fisicamente visibili, che ovviamente operano tutti i giorni, e quindi quello che ha la finitrice per l'asfalto, piuttosto che il compressore, piuttosto che tutte queste i sistemi di lavorazione. E abbiamo contrastato sin dall'inizio le cosiddette scatole cinesi di Gitto Carmelo da Catania, che arriva senza macchine operatrici, senza nulla, eccetera, ma con 12 avvocati e 14 commercialisti, vince tutte le gare in Italia e poi le subappalta a tutte le piccole e medie imprese che ci sono dalla Val d'Aosta sino a San Vito Lo Capo in Sicilia, strangolando i piccoli imprenditori e di fatto obbligando il piccolo imprenditore talvolta a prendere persone a nero, non rispettare le regole, eccetera, eccetera, che è il malanno nazionale. Ci sembrava che fosse una roba normale. Bene. In funzione di questa premessa, che per noi era importante, avevamo detto piccoli lotti
bisogna prevedere i piccoli lotti, di mettere nelle condizioni anche le piccole aziende di poter partecipare e non essere necessariamente escluse da questi grandi mega appalti che potrebbero essere frazionati. Respinto. Avevamo detto manteniamo il rito superaccelerato. Il rito superaccelerato era uno degli aspetti della legge 50 importante perché consentiva alla pubblica amministrazione di poter garantire rapidamente delle attività e delle azioni sul territorio. Respinto. Avevamo detto di mantenere la procedura negoziata fino a 1 milione. Respinto. Abbiamo detto eliminiamo il sorteggio completamente, togliamo di mezzo il sorteggio. Voi mi dovete dire come si fa a garantire la qualità e la professionalità con il sorteggio. Bene, il sorteggio è rimasto parzialmente nel provvedimento. Avevamo detto una cosa che probabilmente poteva apparire, anche contro la logica della concorrenza, ma con un regolamento adeguato poteva essere un fatto importante, una cosiddetta filiera corta, quindi regionalizzare l'appalto. Noi siamo forti sostenitori delle autonomie, perché qui c'è chi ne parla e chi le fa, no? C'è chi ne parla e chi ne fa, perché noi vogliamo sostenere le autonomie territoriali, quindi in particolare le autonomie regionali, a nostro avviso sono elementi caratterizzanti, importanti, perché all'interno di una regione, voi siete il Veneto, ma c'è la Lombardia, c'è il Piemonte, c'è la stessa Toscana, l'Emilia Romagna, ci sono delle imprese importanti che vengono, come dire, risucchiate da questo tourbillon nazionale. Bene, abbiamo detto, per determinati tipi di intervento manteniamo una sorta di regionalismo, una sorta di filiera corta. Bene, questo provvedimento è stato respinto ed è esattamente il contrario di quello che oggi in giro si dice, perché la logica delle autonomie, che è comunque sbandierata ai 420, quando poi si va a tirar giù le carte e dire vedo, non c'è niente da vedere, perché purtroppo si alza la mano e si vota esattamente il contrario di quello che si è detto 10 minuti prima alla conferenza stampa. Siamo preoccupati dell'inserimento del cosiddetto minor prezzo con la soglia di anomalia automatica. Io quando sento dire minor prezzo mi preoccupo, qualcuno mi dice ma non è il massimo ribasso, sì, ma la questione dell'anomalia automatica, quindi dell'offerta più bassa in assoluto, non è garantita da un sistema che oggi può garantirlo. Cioè si dice che si fa una cosa, ma lo strumento legislativo che ti consente la verifica di questo minor prezzo non c'è, e quindi questo elemento diventa un problema. E quello che invece doveva essere, a nostro avviso, esclusivo, quindi l'offerta economicamente più vantaggiosa, noi abbiamo assistito all'audizione del Presidente della Corte dei Conti che ci ha detto questo. Io nei miei giudizi valuto non se la gara è stata effettuata correttamente, questo è evidente, la colpa grave, eccetera, ma valuto in particolare qual è il ritorno per il cittadino. Cioè, questo è un concetto che è sfuggito. Cioè, io devo fare 50 km di asfaltatura, piuttosto che devo fare un edificio, piuttosto che devo fare un altro tipo di intervento, una manutenzione ordinaria o straordinaria. Chi è che valuta il buon risultato per la fruibilità di quella cosa che ho realizzato per il cittadino? Nessuno. Noi abbiamo cercato di inserire questo concetto e quindi spingere al massimo sull'offerta economicamente più vantaggiosa, dal nostro punto di vista, era fondamentale. Fondamentale, perché si andava non solo a valutare il prezzo, ma la qualità dell'intervento con tutta una serie di iniziative successive che andavano a fare questo tipo di verifica. Purtroppo questo provvedimento non è stato approvato. Come dicevo prima, le centrali uniche, le centrali di committenza si sono moltiplicate, quindi c'è da fare attenzione. L'eliminazione delle irregolarità fiscali, meno male, è stato approvato. Siamo stati molto favorevoli, perché era uno anche dei nostri emendamenti, sull'innalzamento delle soglie SOA e quindi la validità fino a 15 anni di questo tipo di attività di controllo delle imprese. Sembra una banalità, voi fate gli ingegneri, dice a me che me ne importa, ma vale qualche miliardo di euro all'anno per i comuni italiani, che è la manutenzione del verde in questa nostra nazione.
Allora, la manutenzione del verde in questa nostra nazione noi l'abbiamo ritenuto, che dovesse essere vincolato alle offerte economicamente più vantaggiose. Perché? Perché riteniamo che quando fai un'attività sull'ambiente, sul verde in particolare, ci deve essere una qualità di intervento e quindi anche una professionalità che ti fa una verifica, una progettazione del verde. Permettetemi una battuta, ma non resisto. Cioè, da una parte ci abbiamo la Lega sulle autonomie che dice che le vuole e poi non le attua. Dall'altra parte ci abbiamo il Movimento 5 Stelle fissati con l'ambiente e poi quando gli si parla di questione a salvaguardia dell'ambiente per le offerte economicamente più vantaggiose per la questione del verde e non le attua. Io voglio dire, l'ho già detto anche in una trasmissione qualche sera fa, non siamo in grado di spiegarle o di far passare questi messaggi, perché noi dovremmo veramente dirle ste robe all'esterno. Perché non è possibile, non è pensabile che con qualche miliardo di euro che va a finire nella questione della manutenzione del verde, ripiantumazioni, pulizia, cigli stradali, fossi, fiumi, eccetera, eccetera, parchi urbani, parchi pinete e via scorrendo, non si debba puntare sulla qualità della procedura per attivare questo tipo di attività. È una follia. E abbiamo avuto il parere contrario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il MIT ci ha dato parere contrario e ci ha dato parere contrario il Ministero dell'Ambiente con i miei colleghi di maggioranza che dicono lo so, noi siamo d'accordo, ma i ministeri ci hanno detto di no, perché questa è un'altra caratteristica di questa legislatura. Mi dicono che in passato non era così. Non conta il parere del Parlamento, conta il parere del Ministero competente col piffero, conta il parere del Parlamento. È il Parlamento che è sovrano sulle scelte dei ministeri. I ministeri devono essere chiamati a eseguire le scelte che il legislatore attua e non alla rovescia. Questa è la maggioranza alla rovescia. Questo a seconda di quel che dice il ministro di turno, il sottosegretario di turno, magari direi io, più che altro il funzionario di turno o il dirigente di turno, perché non riescono ovviamente a sovrastare questo tipo dell'aspetto e dell'assetto burocratico della struttura di governo, perché non ne hanno le competenze, perché sono incompetenti, e di conseguenza non riescono assolutamente a modificare delle scelte che sono una sorta di cancrena e di ruggine con la quale si bloccano le attività legislative. Ed è, a mio avviso, e a nostro avviso, una cosa da non fare. Su questione del subappalto. Questione del subappalto. Anche lì, noi dobbiamo valorizzare le piccole e medie imprese, cioè, subappalto, bene, perfetto. Bene, dico, allora imponiamo, dal mio punto di vista, zero subappalto, se non per qualcosa di... Ma la direttiva europea? No, la direttiva europea dà dei paletti talmente larghi che ciascun Stato membro può intervenire. Non è un regolamento, è una direttiva. Solo che qui spiegare la differenza fra un regolamento e una direttiva ai miei colleghi non è facile. Quindi... è abbastanza banale, ma capisco che delle volte si ha difficoltà a farlo. Quindi all'interno della direttiva bisogna dare un segnale importante per la questione del subappalto. Noi avevamo detto portarla al 50%, quindi poi abbiamo detto va bene, accontentiamoci di mantenerla al 30%, l'abbiamo portata al 40% ed in ogni caso per alcuni aspetti è libero. Non va bene, perché... non ci sono garanzie, avete capito le premesse di prima, dalla filiera corta, regionalismo, eccetera, eccetera, autonomie. Quindi dal nostro punto di vista la questione del subappalto era da evitare, perché altrimenti non c'è più nessun contatto. Cosa positiva devo dire che in questo decreto, che sono due emendamenti approvati, che anche noi abbiamo portato il nostro contributo, è quello che il subappaltatore potrà essere pagato direttamente dalla pubblica amministrazione. Questo è positivo dal mio punto di vista, perché, parentesi però, se tu valuti positivamente il fatto che il subappaltatore, quindi la valorizzazione della piccola e media impresa, possa essere pagato direttamente dalla pubblica amministrazione, vuol dire che tu valuti che l'appaltatore qualche problema ce l'ha. Allora, anziché metterci la pezza con la questione del pagamento, ma perché non lo eviti tutto questo aspetto burocratico che poi punta soltanto sulla questione della riscossione e metti nelle condizioni queste imprese che devono
strozzarsi perché gli chiedono le riduzioni di prezzo che vanno dal 13 al 20% sul costo dell'appalto. Pensate, già l'appalto talvolta è a ribasso. Bene. Perché non lo eviti in precedenza? Bene, questa maggioranza ritiene che non doveva essere evitato. Abbiamo fatto la richiesta di eliminazione dello split payment, perché anche su questo è inutile che si contrasti lo split payment prima quando qualcuno lo mette, poi quando tocca a noi alla fine non tentiamo di eliminarlo. Il ritardo di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, io credo, forse perché faccio l'imprenditore, ma io ogni volta che sono tornato a fare l'amministratore del mio comune, l'ultima volta quando ho ripreso in mano l'amministrazione pagava a 75 giorni, io l'ho lasciata a 27 giorni, ritengo che i quattrini, visto che tu in ogni caso per fare l'appalto ce li devi avere, quando tu l'appalto l'hai finito li devi dare, e siccome l'appaltatore poi paga anche il professionista, no? Ogni tanto, non sempre, di conseguenza, allora anche lì apro una parentesi, per esempio il professionista potrebbe essere anche pagato direttamente, se da una parte mi paghi direttamente il subappaltatore pagami anche il professionista, perché altrimenti non becca soldi né il subappaltatore né il professionista, che prende probabilmente qualcosa all'inizio e poi alla fine buonanotte, in particolare se l'azienda viene da 800 km di distanza e a metà dei lavori scompare. Quindi anche su questo abbiamo fatto la nostra battaglia, e poi una battaglia che io faccio da quando sono amministratore locale è quella sul famoso DM 1444 del 1968 del 2 aprile, il famoso DM del 2468 sulle distanze dalle pareti finestrate e le distanze tra gli edifici fabbricati e dalle strade. In Italia tutto cambia, tra l'altro è del 68 quando sono nato io, quindi probabilmente è un fatto anche un po' personale. Tutto cambia in Italia meno che il DM 1444 del 2 aprile 1968. Cambia tutto, tutto, è cambiato tutto, meno che questo. E questo non ha senso, non ha assolutamente senso, perché è estremamente limitativo, non per andare ovviamente ad occupare più suolo possibile, no, ma per la praticità, la capacità, la possibilità sia dei professionisti, sia degli uffici, sia delle imprese, di dare veramente una svolta, perché col 2468 ci sono reali problemi pratici che se non lo leviamo di mezzo non c'è verso. L'abbiamo in commissione, abbiamo tentato di toglierlo di mezzo ed è passato parzialmente, poi quando è arrivato il famoso emendamentone eccetera ce lo siamo rimangiato in un battibaleno. L'ultima cosa sulla questione del regolamento dell'ANAC. Allora, l'ANAC è diventato un centro di potere allucinante che doveva fare alcune linee guida che non dovevano andare ad incidere di fatto e neanche a modificare delle norme, perché come ci ha ricordato il Presidente della Corte dei Conti, le norme le fa il Parlamento o al massimo le fa la Corte Suprema, quindi quando c'è giurisprudenza, e di conseguenza da questo punto di vista non era pensabile che l'ANAC svolgesse questa funzione. Sapete perfettamente che ogni comune, ogni regione, ogni centrale unica di committenza, ogni stazione appaltante, eccetera, se non era nel rispetto delle linee guida dell'ANAC, veniva in qualche modo esposta a denunce, eccetera, eccetera. I professionisti venivano denunciati prima all'ordine e poi alle procure della Repubblica per il mancato rispetto delle linee guida. E quindi la logica dell'inserimento del regolamento per noi è un aspetto favorevole. C'è un problema, non c'è una data sull'approvazione e la nascita di questo benedetto regolamento. E io ho fatto questo parallelo e chiudo. Se questo regolamento fa la fine del regolamento che doveva essere emanato per quanto riguarda le concessioni demaniali
previste all'interno della legge di bilancio 2019 per quanto riguarda le spiagge, gli ambulanti e via discorrendo, che doveva essere emanato, lì c'era la data, almeno lì c'era la data, entro il 30 aprile appena trascorso, vuol dire che ci sarà ancora vigente e cogente il vecchio codice degli appalti, mancherà di fatto una regolamentazione chiara, ci sarà una norma che prevede un regolamento in assenza del quale continuano a vigere le linee guida dell'ANAC, che avrà più potere di prima, perché a questo punto, essendo completamente libera e sganciata da ogni tipo di regolamentazione, costringerà le persone, i professionisti e gli imprenditori a dover un'altra volta soggiacere a questo tipo di imposizione di fatto che non discende da una legge dello Stato. Ecco, quindi pensate alla frustrazione di gente come me, come noi, che comunque ci piace vedere le cose realizzate in questi 4 mesi, 5 mesi, a questo punto 6 mesi di lavoro sul codice degli appalti approfondito, ve ne potrei parlare per altre 2 ore e mezzo, ma che è stato veramente un parto difficile, e poi purtroppo il neonato secondo me è nato morto, che non porterà a nulla ma soltanto a un'ulteriore complicazione. Quindi si chiude dicendo: questo non sblocca assolutamente nulla, blocca il più possibile e non consente a questo Paese, che ha tanto bisogno di poter investire e poter ripartire, di poterlo fare rapidamente. Grazie al senatore Mallegni. Come avete sentito, ha una conoscenza e ha fatto un'illustrazione molto attenta di quello che è capitato rispetto al sblocca cantieri e alle problematiche del codice degli appalti. Io direi, proprio così facciamo anche un politico tecnico, di dar subito la parola quindi all'ingegner Pasqualino Boschetto per le sue considerazioni. Sì, buongiorno a tutti. Io due cose, anche perché dobbiamo accelerare da un punto di vista tecnico, no? Accelerare nel senso dei tempi di... E allora vorrei riprendere un attimo il discorso che abbiamo visto anche stamattina in conferenza, oggi in conferenza stampa, il discorso della centrale unica di progettazione. Chiaramente in conferenza stampa noi siamo andati per slogan, e quindi vorrei riprendere un attimino, proprio un minuto, sul concetto. Allora, è logico, no, è logico, sta nei fatti che la centrale unica di progettazione, così come è pensata, oppure così come noi la percepiamo, perché poi alla fine non sa da fare, insomma, non ha nessun senso o ha poco senso. Diciamo che è una chiara utopia da questo punto di vista. Anzi, il mio maestro direbbe che sarebbe una chiara distopia, quando si vuole a tutti i costi applicare e quindi mettere in pratica un'utopia che può avere anche dei buoni principi, diventa una cosa che è pericolosissima, e quindi distopia, va bene, sono ricordi di gioventù. E quindi è venuto fuori, secondo me, 2 o 3 considerazioni interessanti. Uno che l'ha già accennato sul senatore De Poli, sulla riflessione che questa centrale di progettazione nazionale potesse qui sì forse efficacemente diventare una centrale nazionale di programmazione. Io mi sono permesso di dire che che effettivamente una programmazione senza un monitoraggio tante volte non è efficace, e quindi teniamo conto che il monitoraggio è una delle parole chiave di molta programmazione europea in quasi tutti i campi. Quindi monitoraggio e programmazione. Se fosse così, io penso che sarebbe un grandissimo passo avanti. Poi abbiamo discusso anche sul discorso della qualità, molto interessante, sulla qualità, sulla progettazione di qualità, però cosa semplice da dirsi, però difficilissima da attuarsi.
No, è una sollecitazione del senatore molto interessante. Siccome io da sempre mi occupo di urbanistica e cerchiamo anche di insegnarla nelle università. Ecco, questo accanimento, non capisco questo accanimento contro il decreto ministeriale 144, eccetera, no? Dico solo una cosa, no, accanimento, è un accanimento terapeutico, perché da quando sono bambino, più o meno accademicamente, io ho sempre sentito questo accanimento proprio contro, non ha fatto male a nessuno, anzi, guardate che ha salvato in mancanza di una effettiva applicazione della 1150 al 42. E i due decreti del 68 sono una cosa, una panacea no, e adesso lasciate perdere la battuta, però i decreti ministeriali vanno chiaramente cambiati, però se devono essere cambiati come la 1150 del 42, che ne abbiamo discusso per 30 anni, non siamo arrivati a nessuna parte. E oltretutto ricordo a tutti e a me stesso che ci sono gli strumenti, i decreti ministeriali, che sono due, quello che si accennava era quello sulle distanze, molto semplicemente basta attuare quello che anche la 1150 prevede, cioè gli strumenti urbanistici attuativi. Io posso andare in deroga più o meno quasi tutto. Cioè, se si vuole sempre cercare la scorciatoia in tutti i modi, quindi starei un po' attento a queste scorciatoie, che poi sappiamo che nel nostro paese portano sempre cose un po' particolari. E va bene, Piero, puoi dire quello che vuoi, io devo dire quello che penso e quello che vedo nella mia università, insomma, e nel mondo accademico. Grazie, veramente. A lei l'applauso, me l'hanno fatto. È la stanchezza della giornata. Allora, direi adesso di sentire, appunto, da un punto di vista giuridico, amministrativo, uno degli esperti proprio in appalti pubblici, l'avvocato Lucio Lacerenza, per poi lasciare alla fine, non perché è la cosa meno importante, ma io direi che la parte del futuro, che è la parte, diciamo così, delle strategie dell'informatica e quindi della sicurezza dei dati, la cyber security e tutto quello che ne viene di conseguenza, poi all'ingegnere Giampaolo Aracco. Prego, avvocato. Buonasera a tutti. Ecco, buonasera a tutti, ringrazio il senatore De Poli per questo cortese invito a discutere del futuro dell'ingegneria in un momento estremamente delicato. È fresco di approvazione il decreto sblocca cantieri ed è bene ragionare, ecco, di sviluppi, di nuove sfide per l'ingegneria, perché lo sblocca cantieri e tutte le norme che adesso si richiamano lanciano dei segnali ben precisi circa la vostra attività. Molte tematiche sono state peraltro già accennate dai colleghi relatori che mi hanno preceduto e meriterebbero molti approfondimenti. Io proverò a sintetizzarne alcune che mi sembrano di maggiore evidenza e soprattutto rendono ragione del vostro... Se può andare cortesemente alla pagina successiva? Ecco, le nuove sfide dell'ingegneria alla luce dello sblocca cantieri, ma direi alla luce del codice degli appalti in generale, ecco, io mi sono permesso di riassumerle nel protagonismo, ma quello alto, quello nobile, dell'attività dell'ingegnere e del ruolo dell'ingegneria. Questo protagonismo si articola su due fronti essenzialmente. Primo fronte, una delibera. Una recente delibera della Corte dei Conti del 2019 su una tematica
assolutamente estranea al tema della progettazione e della programmazione, è esemplificativa e chiara di alcune direttrici fondamentali. La Corte dei Conti definisce, peraltro è stata più volte richiamata dal senatore Mallegni, la Corte dei Conti definisce la programmazione come un'attività indispensabile per assicurare un principio di buona amministrazione. Il tema della programmazione è un tema abbastanza desueto o spesso difficilmente raccolto, anche per mancanza di risorse, da parte delle amministrazioni, soprattutto da parte delle piccole amministrazioni. Il senatore faceva riferimento a comuni che talvolta non hanno nemmeno un geometra. La Corte dei Conti richiama il decreto legislativo in materia di schemi e sistemi di contabilità, ed in particolare specificando che la programmazione è il processo di analisi e di valutazione, di organizzazione delle risorse necessarie per conseguire un bisogno pubblico. Qualsiasi appalto, qualsiasi concessione vengono banditi per risolvere, per assolvere ad un bisogno di pubblico interesse. La Corte dei Conti richiama due articoli fondamentali del codice: l'articolo 21 sulla programmazione degli acquisti. Aggiungo, programmazione degli acquisti significa non solamente programmazione dei lavori pubblici, come eravamo abituati in epoca di merloniana memoria, ma programmazione, e questa è la grande novità e la grande difficoltà, programmazione degli acquisti e delle forniture. Richiama l'articolo 23 sulla progettazione, normativa sulla quale voi siete maestri, nel senso perché la applicate tutti i giorni. La Corte dei Conti conclude la necessità che l'affidamento dei servizi e delle forniture, dimentica i lavori perché non erano oggetto del contendere, ma io aggiungo lavori, quindi l'affidamento degli appalti deve essere preceduto da un'attenta attività di programmazione e di progettazione che rappresentano una esigenza immanente a prescindere dal valore del contratto. Ecco. Aggiungo, l'ANAC nel 2017, a proposito di appalti sui servizi infungibili, specifica, sente la necessità di evidenziare che per evitare episodi di lock-in, quindi di dipendenza tra il fornitore e le stazioni appaltanti, ancora una volta le amministrazioni devono compiere un'attenta programmazione dei fabbisogni e un'attenta progettazione degli acquisti. Ecco, in definitiva emerge il ruolo, e quindi richiamandomi all'oggetto della relazione che mi era stata affidata, il futuro dell'ingegneria, il ruolo della categoria, mi sento dire a partire dagli ingegneri gestionali, che so è fondamentale per assicurare una gestione manageriale della programmazione e della progettazione degli acquisti pubblici. In un'epoca nella quale, è di tutta evidenza, le risorse sono sempre più mancanti, o comunque i bilanci delle amministrazioni sono abbastanza asfittici, programmare e progettare correttamente diventa una esigenza, aggiungo, una emergenza, e aggiungo, il vostro protagonismo ad ogni livello è fondamentale. Mi viene da dire cosa voi potreste chiedere e di cosa voi potreste avere necessità. Sicuramente di una professionalizzazione delle stazioni appaltanti. La Unione Europea, con una raccomandazione del 2018, ha raccomandato a tutti gli Stati membri di mettere a disposizione risorse e strumenti per consentire a coloro che si occupano di appalti, quindi in questo caso nella pubblica amministrazione, di assolvere ai propri ruoli, alle proprie funzioni, in maniera adeguata e in maniera coerente con le evoluzioni del sapere. Secondo aspetto che vede e richiama ad un vostro protagonismo alto. Sapete tutti, il decreto sblocca cantieri ha previsto la graduale
il graduale superamento delle linee guida della normativa di attuazione dell'ANAC e il nuovo regolamento degli appalti che vedrà la luce tra 180 giorni a partire dal 19 aprile ha una serie di contenuti obbligatori previsti dalla sblocca cantieri. Ve ne cito alcuni solamente per vicinanza al vostro lavoro. Tra questi contenuti ci sono sicuramente i contenuti dei tre livelli di progettazione, i requisiti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, perché molti di voi probabilmente non saranno dipendenti di pubbliche amministrazioni, ma saranno liberi professionisti che intendono ad accedere ad appalti pubblici nel settore. I requisiti e i compiti del RUP, quanti di voi probabilmente svolgono l'attività di RUP all'interno di una pubblica amministrazione ed è fondamentale che l'ingegnere sia scelto con criterio per assolvere a questo ruolo. Le attività in materia di SOA, gli schemi di certificazione e di esecuzione dei lavori, l'elenco delle opere super specialistiche, le funzioni dei direttori dei lavori, i lavori sui beni culturali, la qualificazione generale del contraente. Sono tematiche previste dal codice degli appalti, enfatizzate nello sblocco cantieri, che dovranno confluire necessariamente in questo famoso regolamento unico che darà attuazione al codice degli appalti. Bene, si tratta di tematiche estremamente sensibili perché daranno concreta e pratica e quotidiana, aggiungo, attuazione alla norma. Se così però è necessario che il contributo della categoria degli ingegneri sia fondamentale nella redazione di queste norme. La condivisione dei contenuti è necessaria perché curare aspetti di natura eminentemente tecnica, nemmeno il miglior avvocato, io modestamente sono iscritto all'Ordine degli Avvocati, riuscirebbe a cogliere le sfumature che solo voi ingegneri riuscite, solo la vostra sensibilità riesce a percepire e la vostra sensibilità, il vostro ruolo e quindi il protagonismo alto di cui parlavo poc'anzi è quello di mettere a disposizione del legislatore regolamentare in questo caso, mettere a disposizione la vostra esperienza tramite i vostri organismi di rappresentanza, mettere a disposizione questa esperienza per realizzare le migliori norme applicative. Altrimenti noi potremmo avere il miglior codice del mondo, ma se mancano o sono carenti o sono contraddittorie le norme attuative, rischiamo di non sbloccare i cantieri, rischiamo di sortire l'effetto esattamente contrario. Ci sono poi alcune norme sulle quali mi soffermo velocemente, che sono previste dallo sblocco cantieri ormai in via in dirittura finale. E quindi la norma che prevede in materia di appalti integrati la possibilità di procedere al finanziamento o meglio all'indizione di gare pur avendo a disposizione solamente le risorse per le attività di progettazione. È prevista la riduzione del parere a 45 giorni del parere che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici deve rendere sulle grandi opere pubbliche, con possibilità addirittura di fornire una valutazione di congruità dei costi. Quindi un parere importante, quello che il Consiglio è chiamato a rendere. Norme in materia di riserve sulle attività già sottoposte a verifica preventiva, la possibilità per evitare il contenzioso di nominare dei collegi tecnici consultivi con funzioni di prevenzione del contenzioso tra le parti, collegi tecnici nei quali è di tutta evidenza il ruolo della vostra categoria sarà determinante in questa logica di deflazione del contenzioso. Concludo dicendo, partendo dall'inizio, le nuove sfide dell'ingegneria, ecco, io provo a declinarle secondo due profili, direttrici fondamentali. La prima è il vostro ruolo nella definizione delle norme, è fondamentale, è il punto, oserei dire, di partenza. Il secondo ruolo, non meno importante, è il vostro contributo per contribuire a migliorare la qualità della spesa pubblica. Ritorno alle parole del senatore De Poli, se non c'è la programmazione, manca una corretta programmazione e ovviamente una corretta progettazione a valle, mancano gli elementi per spendere meglio e per spendere di meno,
che sono i due totem, i due imperativi che la pubblica amministrazione deve necessariamente osservare. Grazie e buon lavoro soprattutto. Grazie, grazie all'avvocato Lacerenza. Adesso lascerei la parola all'ingegnere Giampaolo Racco, che è il nostro capo ufficio organizzazione delle strategie dell'informatica, per la parte della sicurezza dei dati, che era una delle parti che dovevamo trattare oggi. Prego, ingegnere. Grazie. Ingegnere anche lui. Grazie, senatore. Eccoci, sì, ci sentiamo. Sì, devo dire che l'avvocato mi ha dato un buon assist rispetto alle cose che andremo a dire in questo intervento, perché vorrei in due parole, sarò molto rapido, provare a dire perché anche il tema della sicurezza informatica è un tema per ingegneri, diciamo così, perché è evidente che siamo più abituati da ingegneri a pensare a quello che il codice degli appalti individua come la categoria dei lavori, diciamo così, ed è evidente che invece le realizzazioni in ambito informatico, in ambito IT, si ascrivono, diciamo, a quello che è il mondo dei servizi. Però vediamo come anche in questo caso, almeno a mio avviso, il ruolo dell'ingegnere e dell'ingegneria resta fondamentale. Innanzitutto, se pensiamo alle infrastrutture digitali, ecco, le definisco delle vere e proprie infrastrutture, no? Sono queste autostrade di bit che però oggi diventano anche il collante tra amministrazioni o il canale attraverso il quale il cittadino o l'impresa dialoga con la pubblica amministrazione. Quindi capiamo come, se oggi vi fosse un blackout della rete internet in Italia, in realtà moltissimi servizi ai quali siamo abituati nella nostra quotidianità verrebbero meno. C'è anche un altro elemento che lega il digitale all'ingegnere e alle infrastrutture, in questo caso a quelle tradizionali, no? Perché le infrastrutture tradizionali in molti casi sono governate dal digitale. Se pensiamo a un'autostrada, no? Immaginiamo un hacker malintenzionato che si infiltra e manomette i sistemi di regolazione del traffico e ad un casello fa in modo che i veicoli in ingresso imbocchino l'autostrada in direzione opposta. Capiamo bene come, diciamo, questo episodio possa tradursi in un effetto potenzialmente devastante per la collettività. Quindi, diciamo, nuovamente mi sento di dire che l'attenzione dell'ingegnere, cioè colui che progetta le infrastrutture a questi elementi, diventa ormai oggi imprescindibile. Nel tempo c'è anche da dire un'altra cosa, e in questo nuovamente io trovo una similitudine col mondo dei lavori, no, delle infrastrutture. In una prima epoca di attenzione alla sicurezza informatica, la sicurezza era soprattutto orientata ai sistemi, così come, se pensiamo ai lavori, potremmo immaginare la sicurezza dei presidi, degli strumenti utilizzati da chi opera in cantiere, per esempio. Ecco, col diventare più sofisticati gli attacchi, siamo passati invece a un concetto di sicurezza delle informazioni. Il Senato stesso, io mi occupo dell'IT in Senato, in una prima fase si è preoccupato di acquistare strumenti di sicurezza sufficientemente sofisticati per la protezione del proprio perimetro. Ecco, vediamo che oggi in realtà... Chiedo scusa, c'è un aereo che... Salutiamo. Ciao, grazie. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Vediamo come oggi, appunto, invece gli attacchi sono sempre più diretti agli utenti attraverso la cosiddetta social engineering, no? Il soggetto che si finge mio amico perché ha studiato la mia pagina Facebook, ha capito di cosa mi interesso, mi scrive cose che possono aver senso per i miei interessi e in questo modo tenta di carpirmi le credenziali d'accesso. Quindi, per quanto i miei sistemi possano essere sofisticati, se un soggetto che si presenta ai miei sistemi ha tutte le carte in regola per sembrare un utente autorizzato, c'è poco che i sistemi possano fare. In questo senso, quindi, le risposte cambiano e sono soprattutto legate alla formazione. Il senatore De Poli ricorda, anzi grazie al Collegio dei Senatori Questori, il Senato ha messo in campo attività strutturate di formazione nel campo della sicurezza informatica per gli utenti. La consapevolezza e la formazione diventano una delle armi, diciamo, più efficaci da questo punto di vista. Qui, ecco, vorrei dare anche qualche numero, no, per capire della dimensione del problema, no, di che cosa stiamo parlando. Questo è il 2018, ecco, nel 2018 British Airways ha visto violare i propri sistemi andando a colpire i profili di 380.000 clienti, quindi parliamo di numeri grossi. Nel caso di Facebook
addirittura arriviamo a 50 milioni di account compromessi. Ecco, già Marriott forse ancora è una realtà più vicina al tradizionale, sono gli alberghi, quindi per quanto io possa prenotare online, l'albergo è un oggetto più che tangibile. Qui arriviamo a 500 milioni di profili di clienti violati. E in ultimo metto, diciamo, un elemento che è proprio vicino a noi ingegneri. Ecco, nel 2018, e parliamo degli Stati Uniti d'America, quindi sicuramente non una realtà con una scarsa attenzione alla protezione delle proprie infrastrutture, almeno un impianto di produzione di energia elettrica termonucleare e 10 reti tecnologiche di distribuzione di energia elettrica sono state violate da hacker, naturalmente, diciamo, non interessati alla pecunia, come potrete immaginare. Qualche anno fa, durante il periodo di Natale, in Ucraina, attraverso un attacco hacker, fu provocato un blackout di alcuni giorni dell'intera rete elettrica nazionale. I soggetti più a rischio erano i malati in ospedale. Quindi capite bene come, se io volessi attaccare un altro paese, uno dei metodi più efficaci che ho a disposizione oggi, più efficaci delle armi convenzionali, è proprio quello di utilizzare questi strumenti per tirar giù le infrastrutture che noi ingegneri molto spesso siamo chiamati a progettare. Qui invece mi collega a un altro aspetto che però è sempre contiguo a quello della sicurezza, che è il GDPR, l'avete sentito sicuramente nominare tante volte, è, come diceva il senatore, un regolamento europeo, quindi a differenza di una direttiva non ha avuto bisogno di recepimento, è immediatamente, diciamo, efficace su tutto il territorio dell'Unione, e noi abbiamo spesso identificato il GDPR come la nuova normativa sulla privacy, in realtà non è così. Il GDPR rientra nell'ambito delle norme europee per la sicurezza della persona, in particolare con riferimento ai dati della persona medesima, perché la Commissione europea nel redigere il regolamento era consapevole proprio di quanto la sicurezza dei dati potesse tradursi anche nell'incolumità della persona. E in questo caso, quindi, la realizzazione di sistemi conformi al GDPR ritengo che sia assolutamente un'opera da ingegneri. Il regolamento prescrive la sicurezza by default, quindi, diciamo, a priori, e questa è figlia di mentalità, di cultura, di percezione dell'importanza, ma anche by design, e qui entriamo nel campo della progettazione che tante volte abbiamo sentito nominare nel corso del convegno. Il GDPR però, appunto, essendo immediatamente efficace, anzi è entrato, diciamo, in forza dal 25 maggio dello scorso anno, ha sicuramente prodotto un impatto nel contesto degli appalti pubblici. Sicuramente per quello che riguarda i contratti esistenti è necessario provvedere all'adeguamento dei medesimi, individuando i ruoli che il regolamento ha posto in evidenza, ma penso invece ai nuovi appalti. Se un soggetto che si offre a una stazione appaltante non è in grado di dimostrare la conformità al GDPR, questo elemento può essere causa di esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto, e ritengo che questo sia un elemento che non solo impatta gli appalti di tipo IT, di tipo informatico, perché se pensiamo anche a una realizzazione di un'infrastruttura che magari può avere anche dei profili di criticità, magari di riservatezza addirittura, ecco, non poter dimostrare di possedere un adeguato sistema di controllo della privacy e dei soggetti che l'appaltatore mette in campo nella gestione dell'appalto, capite come possa essere un elemento ostativo alla stipula del contratto medesimo. Vado oltre: il possesso di un adeguato sistema di gestione della privacy, quindi il possesso di un sistema di gestione è condizione necessaria. Un sistema di gestione può avere diversi livelli di qualità. Ecco, questo elemento può addirittura entrare tra i parametri di valutazione tecnica per tornare alla offerta economicamente più vantaggiosa, quella appunto che considera anche i parametri tecnici tra quelli per la valutazione dell'offerta. E infine, qui chiudo. Quindi qual è la sfida? Lo dicevo anche un po' prima, no? È evidente che è una sfida di tipo formativo e culturale. Ritengo fondamentale da questo punto di vista il ruolo dell'ingegneria, cioè, e quindi anche l'ordine, farsi portatore presso gli Atenei dell'inserimento, non in sede specialistica, ma nella parte, diciamo, obbligatoria della formazione dell'ingegnere, di insegnamenti connessi con la sicurezza delle informazioni,
che oggi ormai sono pervasive per qualunque tipo di, per qualunque tipo di appalto. Poi sempre l'ordine, che ha, diciamo, la meritoria attività di formare, la formazione costante nei confronti degli ingegneri, ecco, può essere di stimolo nella attenzione verso alcune tipologie di certificazioni. Io qui ho citato le certificazioni UNI per il Data Protection Officer, o la 27.000, ISO 27.000 per i sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni di imprese e di singoli soggetti. Ecco, nuovamente l'ordine degli ingegneri può, essendo, come abbiamo detto prima, l'ingegnere il soggetto che entra in gioco nella progettazione della sicurezza informatica, farsi portatore di un messaggio di sensibilizzazione in questo senso. E qui chiudo, diciamo, il mio rapido intervento. Grazie. Grazie, grazie all'ingegnere Aracco. Un'ultima battuta, ingegnere Coccato, prego, Presidente. Intanto grazie a tutti i relatori, temi assolutamente interessanti. Chiudo citando solamente due piccoli punti toccati. Il primo, legato evidentemente al contributo che noi possiamo dare nella definizione delle norme, chiamateci, questo è per noi fondamentale. Lo dico sia a livello di ordine provinciale, in questo è molto impegnato anche il nostro Consiglio nazionale. Noi ci siamo, cerchiamo di proporci, e credo che un contributo importante per rendere attuabile certe norme lo possiamo dare. Sul tema invece della sicurezza dei dati, secondo me è un tema di assoluta necessità. Basti ricordare che la gran parte degli ingegneri che operano nel settore non si iscrivono agli ordini. Perché? Perché non hanno bisogno di associarsi per esercitare la loro professione. Quindi credo che un primo passo verso, per esempio, l'introduzione ragionata e pensata di alcune riserve di legge legate a questo tipo di aspetto sia assolutamente una priorità da individuare. Grazie a tutti. Grazie. Grazie all'ingegner Coccato, grazie a tutti i relatori, ma grazie a voi. Io credo che questa giornata sia servita sicuramente da un punto di vista di percorso, di costruzione di un rapporto importante e fondamentale tra la politica e le istituzioni, e nel caso specifico gli ordini professionali, che siete voi, che siete l'ordine degli ingegneri. Grazie ancora e buon ritorno in quel del Veneto e a Padova. Grazie a voi.